Amici di giornalerossoblu.it, ben ritrovati. Intanto iniziamo questi pochi minuti che passeremo insieme augurando il più sincero in bocca al lupo a Luigi Falcone, che domenica scorsa è uscito anzitempo dal Vito Curlo di Fasano per via di un infortunio, un brutto infortunio. Gli esami strumentali hanno rimarcato la rottura del tendine d'Achille, quindi Luigi Falcone resterà lontano dai campi di calcio per diversi mesi e questa stagione per lui è da considerare praticamente conclusa. Nel corso di questi mesi con la maglia del Taranto, Luigi Falcone ci ha regalato delle perle importanti di grande calcio e ha confermato di essere un giocatore dal forte spessore anche da un punto di vista umano, e quindi gli auguriamo di tornare il prima possibile a giocare, di guarire da questo brutto infortunio, magari in una categoria superiore, una categoria che davvero gli compete, assieme al Taranto, e quindi indossando ancora la maglia rossoblù. In bocca al lupo davvero Luigi, ti abbracciamo tutti noi di giornalerossoblu.it. Facciamo anche i nostri complimenti più sentiti a Massimiliano Marsili. In questi giorni ha vinto il pallone d'oro della Serie D ed è un pallone d'oro che gli ha assegnato il popolo. È stato il popolo, la gente, a votare Massimiliano Marsili. Non sono stati i grandi potenti del calcio o noi giornalisti ad assegnargli questo pallone d'oro. Siete stati voi, i tifosi del Taranto, gli amanti del calcio, ad andare su tuttocampo.it e a votare Massimiliano Marsili. Questo deve riempire d'orgoglio tutti noi, che un giocatore del Taranto, un tarantino adottato, abbia vinto insomma questo premio. Davvero complimenti Massimiliano, questo dimostra quanto Massimiliano stia facendo bene con la maglia del Taranto e quanto sia importante per questa squadra e per questo gruppo forgiato da Peppe La Terza. All'inizio di questo video vi abbiamo mostrato due istantanee, due fotografie. Una l'abbiamo presa in prestito da GoFasano, un'altra ci è stata prestata da Tutto Sport Taranto, e ci mostrano un La Terza commosso, un La Terza tra virgolette che non ha potuto fare a meno di piangere, di lasciarsi andare a delle lacrime prima del match contro il Fasano. La Terza è stato accolto davvero con grande sentimento dai tifosi del Fasano, dai presenti al Vito Curlo. Perché? Perché non solo ha vinto con sulla panchina del Fasano, ma perché La Terza ha lasciato dei ricordi umani importanti in quella piazza, perché La Terza ha lasciato il cuore. Lui, che è un fasanese adottato, essendo di Alberobello. Questo dimostra, quelle fotografie ve le abbiamo mostrate perché ci mostrano l'uomo La Terza, lo spessore umano di Giuseppe La Terza. Ebbene, perché ve le abbiamo volute mostrare? Semplicemente perché chi ha fatto bene nel corso degli ultimi anni a Taranto, bene, sono stati sempre allenatori dallo spessore umano importante. Vi faccio l'esempio di Aldo Papagni, che vinse nella famosa finale di Rende sotto la gestione Blasi i playoff e portò il Taranto dalla C2 alla C1. Ma è giusto ricordare anche Davide Dionigi, che quel campionato sul campo lo ha vinto e ha lasciato un ricordo importante nella piazza di Taranto, non solo per i risultati ma anche per lo spessore umano. Ebbene, Peppe La Terza ha quei valori. Per vincere a Taranto ci vogliono quei valori, e Peppe La Terza sta dimostrando di avere valori umani importanti oltre che valori tecnici importantissimi. Per questo La Terza è destinato a fare bene su questa panchina. Ovviamente ce l'auguriamo, ma non solo in questa stagione. Questo è un allenatore che è destinato a fare bene per un arco di tempo importante sulla panchina del Taranto. Lo spessore umano di La Terza
il valore, la preparazione tecnica di questo allenatore saranno importanti nelle prossime settimane per raggiungere un obiettivo che tutti noi vogliamo e che speriamo si possa raggiungere il prima possibile. Non sarà facile, lo abbiamo visto domenica scorsa contro il Fasano in un match difficile dove l'avversario non ha fatto assolutamente sconti al Taranto, un Taranto che ha trovato meritatamente il vantaggio seppur sul calcio di rigore, che ha subito il pareggio con un gol della domenica ma poi ha rialzato subito la testa e ha trovato il gol della vittoria. Ha trovato il gol della vittoria con Matute, un giocatore che in qualsiasi squadra giocherebbe titolare, mentre in questo Taranto si contende il posto con altri centrocampisti sempre di spessore e quando viene chiamato in causa da Peppe La Terza si fa trovare sempre pronto. Bene, Matute ha fatto il terzo gol in questa stagione con la maglia del Taranto ed è il secondo decisivo. Pesa tantissimo il gol che Matute ha fatto contro il Fasano, come ha pesato davvero tanto il gol che Matute ha fatto contro il Nardò, sempre in trasferta. L'altra rete invece ricorderete l'ha segnata in casa contro il Sorrento, ma diciamo in quella partita il Taranto ha perso per 2-1. Ebbene, nelle prossime partite il Taranto avrà due incontri importanti, due incontri esterni. Ci sarà il recupero il 28 aprile contro il Real Aversa, una squadra assetata di punti che certamente non farà sconti al Taranto per vari motivi e lì il Taranto deve andare il più determinato possibile, deve cercare di vincere la partita e assolutamente non deve pensare a varie problematiche che quella partita potrebbe eventualmente portare. La determinazione sarà e la concentrazione saranno doti importantissimi in quella trasferta. E poi ci sarà la trasferta di Andria, un campo storicamente ostico per il Taranto, anche se ricorderete nella scorsa stagione la compagine rosso-blu ionica, all'epoca allenata da Panarelli, che quest'anno ci ritroveremo contro, riuscì insomma comunque quel Taranto a vincere quella partita. Non sarà facile contro una flotta di ex fare risultato ad Andria, ma anche quella sarà, diciamo, quella sarà una partita importante da cercare di vincere per la truppa rosso-blu. E a tal proposito facciamo gli auguri anche a Stefano Manzo, ex calciatore del Taranto, che da pochi giorni è diventato papà di una splendida bambina. Auguri Stefano e auguri anche alla tua, la tua compagna. Bene. Chiudiamo questi pochi minuti che abbiamo passato insieme, semplicemente senza fare alcuna polemica, mettiamo un punto alle polemiche, anche perché il nostro profilo, il nostro spessore umano è di un livello superiore. Non accettiamo di rispondere onestamente a delle esternazioni di basso profilo. Accettiamo le critiche, perché se noi critichiamo è giusto che il giornalista subisca anche delle critiche, perché è un personaggio pubblico. Accettiamo che qualcuno ci dica anche che siamo dei bugiardi, ma non comprendiamo a questo punto del perché ci vengano inviati determinati comunicati stampa da queste persone, visto che non ci ritengono all'altezza del nostro compito. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto tutti e ricordo sempre l'hashtag dalla parte del Taranto. Alla prossima!